Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova lezione. Oggi parliamo sempre di supernetting, ma tentiamo di fare una lezione dove andiamo a vedere in maniera pratica quello che è la differenza tra il supernetting e il subnetting attraverso uno schema dove vediamo un pacchetto. Come si deve comportare prima del supernetting e dopo il supernetting. Percorrerà sempre la stessa strada, ma appunto il router che dovrà gestire la cosa avrà una tabella di routing molto più leggera ed è il motivo principale per il quale si fa il supernetting, oltre a quello di risparmiare un eventuale spreco di indirizzi IP, come avevamo visto nel video introduttivo della supernetting. Se ad esempio abbiamo un primo router al quale sono collegati altri due router, R2 e R3, facciamo uno schema di questo tipo. Da questa parte noi studieremo il supernetting, da questa parte studieremo il subnetting, magari in un'altra lezione lo teniamo, così facciamo una cosa completa. Se per esempio il router R3 ha quattro uscite, diciamo, noi sappiamo che per ogni uscita, la segniamo in rosso, per ogni uscita, ok, noi avremo un indirizzo di rete diverso, ok? Cioè nel senso che qui ci può essere collegato uno switch, ci può essere collegato direttamente un PC, però sempre stiamo parlando di quattro indirizzi di rete diversi. Utilizziamo gli stessi che avevamo utilizzato nell'altro esercizio in modo da essere, diciamo, in linea con quello che avevamo fatto per non fare confusione. Li vado a rivedere perché non me li ricordo. Avevamo parlato di un indirizzo IP, ad esempio per quanto riguarda questa uscita, che era 200.1.0.0.0, poi avevamo il secondo, 200.1.1.0, poi ne avevamo un altro, 200.1.2.0, e l'ultimo 200.1.3.0. I router hanno quando sono collegati hanno un collegamento diretto, noi la chiameremo interfaccia, ok? Ad esempio questa è l'interfaccia A e questa è l'interfaccia B. Ok? Allora, noi siamo interessati a capire qual è il lavoro del router R1 quando deve inviare, ad esempio, in un'interfaccia C abbiamo il nostro internet. Che cosa succede? Se arriva un pacchettino, una serie per la verità di pacchettini, e deve andare in uno di questi quattro indirizzi di rete diversi, la strada che dovrà fare sarà sempre questa. E poi il router R3 si preoccuperà di veicolare nella rete corretta il nostro pacchetto. Quindi il router R1 avrà una tabella. La scriviamo qui, avrà una tabella di routing che comincia ad essere appesantita già in una situazione abbastanza semplice tipo questa, perché avrà ad esempio allora l'IP di destinazione che sarà 200.1.0.0, qui scriviamo anche la subnet mask. Ok, 24 barra 24 e barra 24. Poi avrà la subnet mask in tabella. Questa è sempre la tabella di routing, ok? La tabella di routing subnet mask che sarà 255.255.255.0 e l'interfaccia, scriviamo int, interface. L'interfaccia è là, ok? Cioè significa che il router R1, se vede un pacchetto che ha destinazione questo tipo di indirizzo con questa subnet mask, la veicola nell'interfaccia A. Però che cosa succede? È costretto a crearsi anche un'altra riga perché l'indirizzo IP con indirizzo di rete 1.1.0, sempre con la stessa subnet mask, andrà sempre in A, ma è la stessa cosa anche per il terzo. Ok, sempre con la stessa subnet mask andrà veicolato in A. E la stessa cosa anche per il quarto, ok?
andrà sempre in A. Quindi noi già per veicolare su questo router che ha quattro indirizzi di rete diversi ed è collegato sempre sulla stessa interfaccia, noi abbiamo bisogno di quattro righe, ma ci sono dei router che appunto sono inseriti in una configurazione ben più complessa che devono gestire tabelle di routing che sono molto molto pesanti con ritardi, ci sono anche poi magari dei momenti di stallo, quindi noi vogliamo evitare che il router R1 sia appesantito dalla cosa. E attraverso la tecnica del supernetting, che come avevamo visto sostanzialmente si preoccupava di raggruppare tutti questi indirizzi IP di rete in un unico indirizzo di rete. Come viene fatto? Avevamo visto appunto l'altra volta, sullo stesso esercizio, avevamo visto che alla fine noi riuscivamo a creare un unico indirizzo di rete che corrispondeva al primo, cioè era 200.1.0.0. Avevamo una SuperNet Mask che funziona comunque allo stesso modo, che era pari a 255.255.252.0 e l'interfaccia è A. Quindi noi solo con questa riga eravamo in grado di veicolare qualsiasi pacchetto che era destinato a questi quattro indirizzi che a questo punto verranno cancellati dalla tabella di routing. Ok? Come ci siamo arrivati qui? Lo possiamo anche rivedere, però l'importante è capire che scrivere questo indirizzo di rete con questa SuperNet Mask nella tabella di routing è equivalente a scrivere queste quattro righe. Quindi io invece che quattro righe ne ottengo una sola, con un risparmio di proprio anche di calcolo del router stesso. Ok, ci eravamo arrivati perché noi avevamo tenuto in considerazione il fatto che i bit che cambiavano erano nel terzo ottetto, ok? 0, 1, 2, 3. E quindi bisogna rappresentarli in binario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.0, questo è l'ultimo ottetto. Poi andiamo a rappresentare anche il secondo, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.0. Andiamo a rappresentare il terzo, che è il numero 2, quindi 200.1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ho sbagliato a fare i conti. Con i quadratini si va meglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.0 e poi abbiamo l'ultimo che è il numero 3, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.0. Avevamo scoperto che gli unici bit che cambiano sono questi due, nel senso che fino al 22esimo bit, partendo da sinistra, i bit sono tutti uguali, quindi questi 22 bit mi creano la mia SuperNet Mask che sarà pari a 255.255. Questo valore è 252 perché abbiamo 128 più 64 più 32 più 6. Se andiamo a vedere 252, in effetti manca ad arrivare al 255 che è il numero più alto che possiamo avere, manca proprio il numero decimale 3. Quindi la SuperNet Mask di tutta questa aggregazione di indirizzi IP sarà questa. Se io metto in end qualsiasi indirizzo IP compreso in questo tipo di range con la mia nuova SuperNet Mask, ottengo questo indirizzo di rete. Facciamo anche la prova. Ad esempio, prendiamo il terzo 200.1. Mettiamo in binario il terzo ottetto, che è quello che ci interessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.0, avevamo detto che facevamo una prova con questo indirizzo IP, con il 2.0. La subnet mask per metterla in end sarà 255.255.252, quindi scomponiamo la SuperNet Mask in binario, avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.0. Scopriamo che in end avremo, che cosa? Avremo un indirizzo di rete pari a 200.1. Che cosa? Qui abbiamo tutti 0, ok?
quindi punto 0, punto 0 che è l'ultimo. Quindi questo è l'indirizzo di rete della mia nuova super rete con questa SuperNet Mask. E quindi la andiamo ad inserire nella tabella di routing, dove possiamo anche nel contempo cancellare tutte le altre quattro righe che riguardavano gli indirizzi di rete che hanno composto questa super rete, di fatto alleggerendo il lavoro del router R1. Ok, poi per quanto riguarda poi veicolare in maniera finale il pacchetto, si arrangerà il router R3. Ok, però noi su R1 lo abbiamo alleggerito. E questo è per quanto riguarda la parte inerente il super netting. Di qua possiamo farlo in un'altra lezione per non appesantire, mi piace fare lezioni non troppo lunghe. Di qua possiamo fare una prova, cancelleremo questa parte, scriveremo la tabella di routing con solo questa riga, anzi lo facciamo subito, qui possiamo cancellare. Abbiamo capito che l'indirizzo, abbiamo capito che queste quattro righe nella tabella di routing non serviranno più, ok? Avremo una sola riga che sarà questa e la scriviamo bene, 200.1.0.0, la subnet mask o supernet mask 255.255.252.0 con l'interfaccia A, ok? Questa è la tabella di routing dopo aver fatto il supernetting del router R1, quando deve andare a veicolare un pacchetto o più pacchetti che abbiano come indirizzo IP il primo della lista 200.1.0.0/24 o qualsiasi altro, poi si arrangerà il router R3 a veicolare il resto. Nella prossima lezione guardiamo nel router R2 se magari facciamo una prova, ancora un'altra prova con un subnetting, oppure potremmo fare una prova anche con un subnetting di valore, con il valore variabile, che è un po' più complesso ed è il motivo per il quale molte volte si associa alla notazione CIDR anche nel subnetting, perché magari si tiene conto di quello che è il subnetting a lunghezza variabile, ok? Che ha questa sigla, cioè è una cosa che non abbiamo visto negli esercizi precedenti, e magari andiamo a vederlo nel prossimo, anche se il tema è un po' complesso e non tutti gli insegnanti la spiegano. Potremmo magari guardare, facciamo un esercizio semplice, però non credo che gli insegnanti diventeranno matti nel spiegarvi questa cosa, perché già molti purtroppo hanno delle difficoltà col subnetting normale, semplice, con quello con un subnetting con la lunghezza variabile potrebbero esserci dei problemi, non tutti magari riescono a capirlo per bene. Va bene, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.